vogliamo affrontare questo problema. Abbiamo la seguente parabola, precisamente un fascio di parabole al variare di questo k reale. Abbiamo questa retta e vogliamo trovare un valore di k in modo che la parabola intercetti su questa retta una corda AB di lunghezza 5 mezzi radical 5. La situazione è più o meno questa. Abbiamo la retta che è fissa, poi abbiamo delle parabole, fasci di parabole, e chiaramente vogliamo che la distanza tra A e B, perché ci dice il problema che la parabola diciamo interseca, visto che si parla di intercetta, vogliamo che questo segmento AB, questa intercetta AB, abbia una lunghezza di 5 mezzi radical 5. Evidentemente si tratta di trovare K in modo tale da soddisfare a questa condizione, cioè la condizione che AB abbia lunghezza 5 mezzi radical 5. E dunque si tratta di trovare le coordinate di A e di B. Dopodiché possiamo fare la distanza tra A e B, imporla uguale a 5 mezzi radical 5 e risolvere l'equazione che ne otteniamo. Allora, per trovare le coordinate di A e di B, ci ricordiamo che per trovare le coordinate di due curve, le coordinate dei punti intersezione di due curve, bisogna mettere a sistema, quindi y uguale 1 mezzo x quadro meno 3x più k a sistema con 2y uguale x più 2. Ricaviamo nella seconda equazione la y, quindi otterremo che y è uguale ad 1 mezzo di x più 1. Abbiamo diviso tutto per 2 e lo andiamo a sostituire nella prima, quindi al posto di y sostituisco 1 mezzo di x più 1 uguale 1 mezzo di x quadro meno 3x più k. A questo punto ci interessa l'equazione di secondo grado, quindi lo riscrivo qui, 1 mezzo x quadro, questo 1 mezzo lo porto al secondo membro, diventa meno 1 mezzo x, c'è anche meno 3x, più 1 passa al secondo membro, diventa meno 1, più k uguale a 0. Eliminiamo i denominatori, quindi otteniamo x quadro, meno x, meno 6x, meno 2, più 2 volte k uguale a 0. Qui sommando i termini simili, la nostra equazione x quadro meno 7x più 2k meno 2 uguale a 0 è quella che fornirà le soluzioni x1 ed x2, cioè le ascisse dei punti A e B. Una volta calcolate le ascisse x1 ed x2 di questi due punti, grazie alla risoluzione di questa equazione, sostituiremo in questa equazione qui e avremo le ordinate rispettive di A e di B. E quindi possiamo calcolare poi la distanza B con la formula di geometria analitica che ben si conosce. A questo punto, per risolvere questa equazione, applichiamo la formula risolutiva, quindi otteniamo x uguale 7 più e meno la radice quadrata del delta, cioè di B al quadrato del 49 meno 4 per A che è 1, per C che è 2k meno 2, il tutto fratto 2. Quindi x uguale 7 più e meno la radice quadrata di 49 meno 8k più 8 fratto 2. Cioè 7 più e meno la radice quadrata, 49 più 8 farà 57, meno 8k, il tutto fratto 2. Quindi x con 1 sarà uguale a 7 meno la radice quadrata di 57 meno 8k fratto 2 e x con 2 sarà uguale a 7 più la radice quadrata di 57 meno 8k fratto 2. Quindi abbiamo trovato x con 1 ed x con 2. Osserviamo subito che la quantità sotto radice, 57 meno 8k, deve essere sicuramente positiva, altrimenti non si potrebbe estrarre la radice quadrata e non può essere nemmeno uguale a 0 perché si parla di intercetta, cioè la parabola intercetterà sulla retta due punti, intersecherà in due punti, quindi non può essere uguale a 0 perché in tal caso il punto di intersezione tra la retta e la parabola sarebbe soltanto 1. Quindi da questa condizione, risolvendo la disequazione, otteniamo che k
deve essere minore di 57 ottavi. Questa condizione ci servirà per stabilire se le soluzioni che usciranno saranno accettabili o meno. A questo punto abbiamo calcolato x con 1 ed x con 2, dobbiamo calcolare l'ordinata y con 1, diciamo dal punto A, sostituendo questo valore in questa equazione, cioè y con 1 sarà uguale a un mezzo che moltiplica tutto questo, quindi praticamente che moltiplica 2 fratto 7 meno la radice quadrata di 57 meno 8k, il tutto più 1. Per fare questo conto, qui moltiplichiamo prima i denominatori, quindi otteniamo che y con 1 è uguale a 7 meno la radice quadrata di 57 meno 8k fratto 4, il tutto più 1. Eseguendo questo minimo comune multiplo, in pratica 4 per 1 4 più 7 fa 11, otteniamo 11 meno la radice quadrata di 57 meno 8k fratto 4. Pertanto possiamo dire che il punto A ha coordinate 7 meno radice quadrata di 57 meno 8k fratto 2 e l'ordinata sarà 11 meno radice quadrata di 57 meno 8k fratto 4. Dobbiamo calcolare l'ordinata del punto B, cioè in relazione di x2, cioè y con 2 si otterrà sostituendo il valore x con 2 nella retta, cioè dobbiamo fare un mezzo che moltiplica 7 più radice quadrata di 57 meno 8k fratto 2, il tutto più 1. Evidentemente con conti analoghi al caso precedente otteniamo 4, qui 11 più radice di 57 meno 8k. Quindi il punto B avrà coordinate 7 più radice quadrata di 57 meno 8k fratto 2 e qui 11 più radice quadrata di 57 meno 8k fratto 4. A questo punto, avendo calcolato le coordinate dei punti A e B, con tutto questo non serve più, possiamo cancellare e andiamo a determinare la distanza tra i punti A e B in funzione del nostro k. Quindi la distanza B, lo ricordiamo, si trova facendo l'ascissa di A meno l'ascissa di B al quadrato più l'ordinata di A meno l'ordinata di B al quadrato. Pertanto, applicando questa formula, l'ascissa di A si tratta di scrivere questo meno questo, l'ascissa di A meno l'ascissa di B. Quindi 7 meno radice quadrata di 57 meno 8k, l'ascissa di A meno l'ascissa di B. Fratto 2. Il tutto al quadrato. Più l'ordinata di A meno l'ordinata di B al quadrato. Quindi dobbiamo fare questi conti. Sembrano conti un po' complicati, in realtà abbastanza semplici. Qui si tratta del minimo che dobbiamo fare la somma tra queste due frazioni e quindi avendo il denominatore uguale 2 e 2 basta tenere conto dei denominatori, quindi sicuramente verrà radice quadrata, al denominatore ci sarà un 2 e al numeratore questo meno cambia questo segno, cioè meno 7 e questo segno qua darà meno radice quadrata, quindi 7 meno 7 darà 0, meno questa radice quadrata meno quest'altra radice quadrata visto che sono uguali ci darà meno due volte la radice quadrata di 57 meno 8k, il tutto al quadrato. Più, qui viene qualcosa di analogo, il denominatore chiaramente è 4, e al numeratore questo meno cambia il segno all'11 e a più questa radice quadrata, quindi era 11 e meno 11 si cancellano, meno questa radice, meno quest'altra radice, darà meno due volte
ancora quest'altra radice di 57 meno 8 gappe, il tutto al quadrato. A questo punto possiamo semplificare il 2 con il 2, il 2 con questo 4 e qui rimane un 2. Elevando al quadrato, il meno diventa più, la radice quadrata si semplifica al quadrato e verrà radice quadrata di 57 meno 8 k. Qui semplificando la radice con il quadrato e elevando il 2 al quadrato otteniamo più 4 e qui ci sarà 57 meno 8 k. Eseguiamo quest'ultima moltiplicazione e evidentemente uscirà 5 quarti che moltiplica 57 meno 8 k. Abbiamo fatto 4 per questo e l'abbiamo sommato con questa quantità. Possiamo trasportare qualcosa fuori radice e otteniamo radical 5 mezzi per la radice quadrata di 57 meno 8 k. Questa è la distanza AB. Siccome vogliamo che sia uguale a 5 mezzi radical 5, dobbiamo imporre questa quantità uguale a questa. E quindi radice quadrata di 5 fratto 2 moltiplico la radice quadrata di 57 meno 8 k deve essere uguale a 5 mezzi radical 5. Possiamo semplificare radical 5, radical 5, il 2 col 2, ci rimane radice quadrata di 57 meno 8 k uguale a 5, eleviamo al quadrato per togliere la radice, cioè 57 meno 8 k uguale a 25. Abbiamo elevato al quadrato il primo membro e il secondo membro. Dopodiché meno 8k è uguale a 25 meno 57, cioè cambiando tutti i segni, 8k uguale a 57 meno 25, cioè 8k uguale a 32. E dividendo per 8 otteniamo k uguale a 32 ottavi, cioè k uguale a 4. E questo è il risultato finale, cioè abbiamo trovato la parabola che intercetta su questa retta una corda di lunghezza 5 mezzi radical 5. Questa parabola è la parabola che è equazione y uguale 1 mezzo x quadro meno 3x più 4, perché k è 4. E qui l'esercizio è finito.